a Davide Inutile. Godo assai. Ma perché usano la palla di Daniel? No, la devo cambiare. Dov'era Misseri? Ah, ordinai il pod. Loghi, Loghi. La ripetizione del super classico. Lo United ha un passo praticamente dalla semifinale, ma il Newcastle è una squadra sempre agguerrita che ha fatto la storia e che non vuole tirarsi indietro quando si parla di rimonte. Buonasera da Fico Aldarella, Nicola Carollo. Per United Newcastle, il più grande super classico di fair play, le squadre che tornano in campo per questo quarto di finale di ritorno, arbitra Misseri che dà quell'aria in più di casa, no? Di nostalgia di un match che si è giocato tante volte, Fede, e che all'andata ha vinto United per 4-1. Servono 23 gol al Newcastle per rimontare uno svantaggio che è molto difficile, Nico. Molto difficile, ma ricordiamo che il Newcastle ce l'ha nel sangue di fare impresa. Sì, sì, infatti Cerollo l'ha detto, è una squadra da non sottovalutare mai, e soprattutto in queste partite quando non bisogna darla per vinta. Fede, l'ultima volta che io ho visto giocare queste due squadre contro era la finale del calcio a 7, e sappiamo com'è andata. I pantaloni del Lille. Tante finali, poi nel calcio a 7 si sono affrontati in semifinale Corinthians e Asiano Cup Miners, Real sotto il nome di Corinthians e Real. Intanto Gerace Cam è tornato, Gerace è a disposizione, United al completo, torna anche Fede Napoli a disposizione con manca solo Pietro Lessi, in porta Mercurio e Capitale. Sì, è mancato. Newcastle invece al completo per provare appunto la rimonta. Ale, usate questo. E comunque United troppo forte. Ha funzionato anche senza Fede Napoli, giusto? Sì, con Pisani che si è adattato al centrocampo. E Fede Napoli parte la panchina, forse non è ancora al meglio. E infatti si affida anche alla presenza di Gianmarco Geraci, che gioca il primo big match. Manca il prof Vitale. Non è al meglio, è venuto solamente non per fare nulla. Non giocherà. Mentre Fendampo entra alla panchina perché non sta bene. Comunque il primo pallone lo darà il Newcastle col sinistro di Zaffuto deviato. Facile per Mercurio. Il timer è partito. Nico, devi mettere la cosa, è andata. Alla fine è questo. Aggiungiamo Costantenzo il risultato. Poi a fine, per esempio, metteremo nella scoreboard anche il risultato di andata, che è 4-1 per lo United. E comincia questo match con la rimessa per il Newcastle. Castle ciulla qui, aggrisce il pallone, piomba su Mercurio, chiaramente involontariamente ex compagni Alessandro Ciulla e Marco Mercurio. Vero? Sì, io sto, qui è stato. Io non c'ero, scusate. Quando la scoteca vinsero il C7 di marzo al Sole Club, Mercurio era negli astronzi e perse la finale. Portiere invece la scoteca era Valentino. Qui Carollo è uscita, poi il sinistro di Pisani che raccoglie il calcio di prima, pallone largo subito, primo a fondo se vogliamo dello United. Il pallone è largo, il Newcastle deve fare la partita contro lo United che vuole la seconda semifinale dopo quello di Coppa Lega, che giocherà tra due settimane, anzi settimana prossima, pardon, contro la Real Sociedad. È già definito il tabellone di semifinale di Coppa Lega. Garofalo, dai, vai con Catania che dà il pallone in avanti, ributtato indietro il Newcastle con Attinasi, domina sempre la coppia difensiva, poi Ciulla, Garofalo e Zaffuto con Catania in mezzo. Ciulla palla a cercare il piede di Catania, Barone fa una ottima diagonale, il numero 7 che poi rischia un dribbling praticamente al limite della sua area, rischiando su Zaffuto, non perde il pallone Barone ma sbaglia l'appoggio sul cappe. Allora Attinasi, il cappe è titolare oggi, cappe titolare, domina, lancio lungo, può lasciare sfilare Mazzola e c'è Mercurio. Posso dirlo, in campo c'è qualche premio. Alvaro Cesgroi, sì, assolutamente. In campo c'è qualche premio. Alvaro Cesgroi, dall'altra parte. E poi sarà il tricolore di Roma Inter. Ciulla intercetta questo pallone, avanza Alessandro Ciulla, sul porto c'è Garofalo che prova la conclusione, deviata da Cannella, poi ancora Garofalo prova ad andare dall'altra parte per Zaffuto. Non riesce a tenerla Salamone, la tiene invece Clezzi che ha sentito l'andata sul rigore. Ancora Zaffuto si inserisce, Salamone che poi fa un gran lavoro in disimpegno e fa viaggiare Ceraulo, affrontato da Domina per farla passare Salamone, è arrivato il raddoppio poi. E allora Ciulla, Garofalo su lui, Mazzola cerca il controllo orientato, Mazzola lo aspettava, bravissimo qua, e lo conduce in fa laterale. Barone arriva ad attaccarlo Matteo Catania, poi campanile alzato da Leo Mazzola e palla poi facile per Gabriele Carollo. Alle 20 Roma-Inter e Barcellona-City, due partite importanti, la Roma riparte con vantaggio di 3 anche qui. E poi alle 21 chiuderà una partita d'Europa che è il Real Chelsea, molto importante.
è molto bella anche, si prospetta. Barcellona City, vedi che è. Barcellona City 2-1 andata per il Barça, per me è la partita più bella, diciamo, per quello che è stato il risultato all'andata. Esatto, quella più improbabile da pronosticare, sì, 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 diciamo. Sì, sì, sì. Punizione per il Newcastle. Io ho detto comunque che può stare il City. Ma è impossibile fare pronostici. Arrivato a questo punto, a proposito dei pronostici, sul pallone c'è un grande specialista, Nick. Un grande mancino. Mercurio. Un mancato Puskas. Sistema la barriera, sì. Rincorsi Puskas quest'anno, che è stato poi vinto da Gabriele Macaluso. Sul pallone il 44, un po' sbiadito. Catania Mercurio! Ha calciato benissimo. Con i pugni in calcio d'angolo ha voluto andare, è voluto andare sul palò di Marco Mercurio. Ha calciato bene, in corner. Ciulla morbido sul secondo palo. Mercurio smanaccia la toglie dalla traiettoria di domina. Poi Baroni la vuole tenere in campo. Ha rifatto la consegna a Catania. Finta su Pisani, ancora Catania prova ad andare, doppio rimpallo ancora con Barone, ci crede fino in fondo per la chiusura di Mazzola, poi Barone lo stretto non salta, domina che fa pressione aggressivo, super il Newcastle, poi Ciulla vince l'impallo, Giovantino per Ciulla che prova il destro e manda il pallone largo, ha fatto una bella giocata Ciulla liberandosi di due avversari, poi non trova la porta. È una bella guerrita, il Newcastle. Sì, non è partito domina, male. È uno che studia queste partite, soprattutto a livello mentale. Non c'è fallo. Non c'è fallo sul capitano Ceraulo. Allora Garofalo alleggerisce su giro a Tinazzi. Comunque il Newcastle manca sempre un personaggio molto importante, che è un certo Gege Puccio, oggi è venuto. E oggi è in panchina a sostenere i suoi. A sostenere. L'autore fondamentale, Nick, a te piace tanto. Rimpallo Catania, ci arriva, ma non riesce a indirizzare per Ciulla. Salamone rientra, ma arriva il raddoppio di Ciulla. Vanno sempre in due contro uno il Newcastle. Domina, rimessa lunga a cercare Ciulla. Copertura di Mazzola, uscito Mercurio. 5 minuti 0-0 fra Manchester United e Newcastle. Col Newcastle che è più aggressivo, chiaramente deve fare la partita, deve rimontare tre gol. Ha una gran difesa con quella dello United. Barone sposa con Catania che gli ruba il pallone, può partire il 44, c'è il movimento di Zaffuto, Catania arriva al limite, prova a passare in mezzo a due, forse c'è fallo su Mazzola, quando ha perso palla Catania però è rimasto a terra. Cos'è? Ha ignorato Zaffuto, il fallo di Catania che in modo di cadere ha colpito Mazzola, però si è fatto male e si rialza il dottore del centrocampo del Newcastle. Qualche minuto in campo per Geraci, l'ha promesso il cap, sicuramente, che ancora non è sicuramente al 100% della condizione, però un giocatore che può tornare sempre utile. Ha fatto anche lui la storia, l'ho tutto a 5. Attinasi per domina, sempre in pressione, c'è Raulo che tocca, rimessa New. Pisani, rimpallo che favorisce Ciulla che la sposta, prova ad allargare per Zaffuto che invece tagliava. Non si intendono qui il 10 e il senza numero, il Newcastle, rimessa laterale. Rimessa lunga di Salamone che cerca Cerò, addirittura attaccato da due avversari. Barone aggiusta questo pallone, prova addirittura a calciare. C'è stato un tocco. Visto fuori dai pali Carollo, c'è stata una deviazione che impende il pallone in corner. Misteri dice io non l'ho dal visto, fondo, chiediamo fondo. E dice dal fondo. Non è calcio d'angolo. Mi sembrava abbastanza netta di azione. Sì, però Garofalo è un uomo fedelissimo. Mai mettere in dubbio la parola di Edo Garofalo. Anche se è attaccata, ci sta che non lo venga a dire. Garofalo. Vediamo che stanno sotto. Beh, si esiste su Ceraulo con una ruletta senza palla. Gran giocata del numero 8. Fermato da Federico Ceraulo con il fallo. C'è freddissimo. Il lato c'è vento. Domina sul pallone. 7 minuti. Settimo di gara. Sempre 0-0. Stanno iniziando per i primi cambi. Vediamo se Domina tira. Domina va in porta. Poi Garofalo con il destro incrociato. Ha stoppato Salamone. Poi contrasto brutto fra Zaffuto e Ceraulo. Misteri fa giocare sia sul primo che sul secondo contatto. Poi già in piedi il cap.
Domina con le mani. Zaffuto lascia sfilare, poi mette il pallone in mezzo. Il lavoro di Salamone. Salamone è giocatore molto molto intelligente. La spicca, cioè, ovviamente è bravo tecnicamente quel come, però la sua caratteristica principale è che sa sempre cosa fare. Poi nel ruolo che fa è fondamentale. Cannella, stop, poi alzo in campanile, non preciso, poi Zaffuto a prunga, arriva Ciulla, arriva soprattutto Mazzola che è sbucato dalla tana. E chiude Ciulla, gran lavoro di Leo Mazzola. Neanche l'aveva fatto il filo per terra. Solitamente un giocatore medio interviene là e spazza, invece no, è vero, è vero. Questo a simboleggiare anche, a far capire anche le capacità tecniche di Mazzola. È entrato The Magician. The Magician Fede Napoli che carria il centrocampo letteralmente del Andrés Iniesta Skills and Ghost 2018-2019. Allora, cioè dire che lo United comunque si è comportato bene al centrocampo con Pisani, però fa un altro lavoro Fede Napoli. Qui Zaffuto si gira, può anche tirare, la sterzata arriva giù, arriva soprattutto Paolo, indovina chi ha chiuso, Nico. Poi Catania ricomincia dietro il Newcastle, la pressione dello United, c'è la pressione alta di Pisani che è settato attaccante. Napoli prova a mettersi luce, prova a stare in catra. Napoli che passa 2, poi va da Pisani, arriva Salamone, eccolo servito Salamone, la palla gli rimane sotto, ci arriva comunque Salamone, poi gran copertura di Ciulla che rischia ancora 3 dribbling in una zona complicata. Carollo urla, ma Ciulla con personalità tiene questo pallone e non butta, lì per Leo Mazzola. La c'è Salamone, c'è il movimento di Pisani, Mazzola prende la fascia, intervento di Garofalo e in ritardo, poi cattivo chiaramente, arriva in ritardo e ha preso il pallone Chicco Barone, doppietta l'andata, si è dovuto il pallone, il doppietta di Galici a Fede, le statistiche della partita di prima, Fede. Sì, l'ho visto. Gira il tuo fratello, però. Lui in barriera. Barone calcia Carollo col ginocchio quasi. La tiene. E poi la tieni scivolata in campo. Gran lavoro. Poi Catania con un doppio rimpallo. Passa su Barone. Avanza Catania in mezzo a 2. Non può far altro che cedere il pallone a Barone. Poi Napoli. Cambia lato da Salamone. Movimento ad aprirsi di Pisani, contatto con Attanasi, fischia fallo misterio. Bravissimo. Il lavoro di Pisani che è sempre più giocatore importante, chiave. Sì, per il lavoro che fa davanti soprattutto. Magari non è uno che segna tanto, però. No, rimane, diciamo, sottotono rispetto agli altri, non viene tanto visto, però fa un lavoro. Fa un lavoro importante, sì, sì. Salta va Salamone da buon mancino. Sistema la barriera, Carollo sceglie ancora di mettere 2, anche se siamo più vicini prima. Salamone, Carollo, respinta centrale, il numero 1 del Newcastle. Rimessi di Salamone a cercare Mazzola, Garofalo a vuoto, poi Ventura è entrato, prova ad andare via. Contenuto bene da Pisani, mette fuori. Lunga rimessa di Attanasi, non può rifare Ciulla, poi Cannella fa partire Salamone che ha molto campo davanti a sé, se lo prende numero 11 che frena. Bella la sterzata, eh? Poi vede dall'altra parte Mazzola, accampa anche lui, mezzo Barone, Mazzola sventaglia per Pisani, era giusta, attaccava l'idea. Il secondo palo, era giusta l'idea. Attanasi per Domina che evita Pisani, adesso punta anche Salamone che lo chiude, poi Pisani resiste, servizio per Salamone che prova la conclusione con il destro addirittura, pallone alto di poco, adesso è entrato Alessio Galici che va per ora a sinistra. Garofalo, pressione di Pisani, poi Carollo. 13esimo minuto, 0-0 ancora. Così ovviamente passa lo United qui, gamba tesissima di
Napoli, fallo chiaramente a fare il Newcastle. Via palla! Batte corto garofalo Sottinesi. C'è nessuno a sinistra, molto stretto il Newcastle in fase di possesso. E allora domina, cerca la palla lunga per Ventura. Troppo lunga, Galice poi bravo ad abbassarsi. Rimessa dal fondo per il Manchester. Gigi ci ha tolto il giubbotto. Proprio pensa anche di cambiarsi. Rinvio di Mercurio. Cercare Pisani che si appoggia, poi va a passare per Napoli. Carollo strepitoso. Parata mega galattica di Carollo che risponde a Napoli. Ma cosa ha preso, Nico? Con la mano aperta, questa è una parata pazzesca. Pazzesca. Sai che mi ricorda un pochettino. Mamma mia, cosa ha preso Carollo. Come si è posizionato, ovviamente. No, io ero un pochettino per cui si è posizionato. Parata alla tedesca questa. Paratone di Carollo che salva il Newcastle, perché per i Montè non servono solo i gol, ma serve anche tenersi a galla con queste parate. Pisani su errore di Zaffuto che non molla, interviene male su Napoli. I due si conoscono, si chiedono subito scusa. Punizione per lo United, ma Carollo fantastico poc'anzi. Carollo sensazionale, Napoli è andato molto sicuro. È giallo per Zaffuto. Giusto, non protesta neanche Claudio Zaffuto. Vabbè, ha fatto bene qua a fare fallo, c'è la ripartenza. Ci sta. Tanto Napoli è sobro perché la piazza come doveva. Galici vuole la porta, ovviamente. Cerca una traiettoria delle sue, non trova la porta. Newcastle si difende con le unghie e con i denti. Ha dato un passo al vantaggio della United, ma è ancora 0-0. Vero di Zaffuto, ma come ho detto prima, a sinistra non c'è nessuno. Molto stretto. Il Newcastle forse pure troppo. Mi si era abbassato molto Carollo. Salamone. Cannella di prima. Adesso c'è Zaffuto che va fuori l'esterno sinistro e Ciulo che va fuori la punta. 15 minuti, 0-0. Edo Garofalo, attaccato da Galici che la strappa. Garofalo non mola, cerca la ruleta. Pisani ha riconquistato, cerca il tunnel. Ha cercato il tunnel. Attinasi che chiude le gambe in un batter d'occhio. Poi scambia con Ventura che si muove. Attinasi lo aspetta, può servirlo. Attinasi si accentra, cerca Garofalo che apre da Ciulla, che aspetta il pallone. Guarda come difende lo United, tutti dietro alla linea. Tutto della rannicchiato, palla. Tranne Pisani, poi domina, butta la palla avanti. Pisani anticipa Garofalo che commette fallo. Bravo Pisani anche qui. Galici. Punta Ventura sul lato cieco, è passato, poi sinistro deviato. Carollo. Ha calciato un po' male, eh? Sì, anche se c'è stata deviazione. Domina. Bello lo scambio. Ancora Gianmarco Domina. Tre linee per Zaffuto. Si appoggia su Ciulla contro due. Ciulla, palla che rimane un po' in canna, ma non la perde Alessandro Ciulla. E cambia da Attinasi. Adesso Zaffuto torna a fare il centravanti. Ciulla che svaria sempre. Domina. Avanza un po' Gianmarco Domina. Cerca lo scambio corto con Garofalo, attaccato da Napoli. Due tra numeri 8. Poi Zaffuto ancora si è allargato. Alleggerisce di tacco per Garofalo. Poi Domina. Appoggia su Ciulla che conte rimbalzi. Calcia con il destro. Pallone largo. Bella azione. Questa idea questo, di Alessandro Ciulla che è riuscito a dare troppa potenza. Sempre 0-0, 17 minuti. 8 a giocare ancora. Vocazioni da gol vere e proprie, oltre a quelle di Napoli, eh? Saliamo un po'. Fede, sull'8. Ale, sul 7. Con le mani domina. Mazzola. Garofalo. Dietro su Attinasi, pressi di Pisani, attesa allontana e poi Mercurio. Dai! Si scalda pure Gianmi Geraci, no? Sì. Molto probabilmente faremo il secondo tempo. Galici punta ancora Ventura, poi prova a dialogare con Pisani che si appoggia su Domina che è mastodontico. Poi ancora Ventura raccoglie questo pallone. Cerca di tenere su Pisani che si appassare. Si scusa per il sarebbe trovato in gol.
La dice il pallone, forse non perché si andare. Isa, alla prossima! Sono un in linea, un in linea! Erano pieno, Ale. Galici, solo Zattoli in barriera. Galici prova ancora, come prima, di collo esterno, ma la palla non gira. Entra Mascellaro adesso. Forse Garofalo che... ha speso tanto già. Il primo cambio del Newcastle in questa frazione, in panchina c'è anche Scuderi. Mascellaro ieri era come FSI. Attinasi gioca su Ventura, spatte su Galici, rimessa laterale. Ragazzi, attaccatevi. United attaccati, attaccate, United ragazzi, attaccatevi. Mascellaro, bello sto di petto, poi facendo San Messeri. Vieni Pisa, veloce Pisa, veloce Pisa. Entra Gianni Geraci che non sta nella maglietta, non sta nella maglietta Gianni Geraci. Dopo tanto tempo torna a calcare il campo Gianni Geraci. Ragazzi, è imponente. Per questo fine di primo tempo. Raga, la maglietta non gli stavi, per 3 misure in più. Salamone, arriva Galici, servito dall'altra parte per Geraci. Poi Attina si tocca. Carollo vola. Non si sa se questo pallone sarebbe terminato in porta. Non era in porta. Comunque è volato. Però, bel volo. Non era in porta, però bel volo vero. Mette in calcio d'angolo Galici al volo, si coordina. Ventura. Conclusione che sbatte su Ventura, c'è calcio d'angolo. E c'è Puccia alla Klopp. Che a Klopp sembra. No, l'ho fatto. Ho fatto due presenze contro una e due Siviglia. È l'ostro. Galici contro a sinistro, Carollo. La spinge facile. 0-0. Ale, vai a destra. Ale, vai a destra. No, 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 Barone con le mani a cercare proprio Gianni Geraci, poi Ventura. Vedete questo pallone che scina. Attaccare! Uno dietro l'altro. Con le mani a Attinasi. Mascellaro forse preso alla sprovvista da questa rimessa. Poi Attinasi la tiene bene in mezzo a due. Pressione di Barone. Attinasi riesce a toccarla anche in caduta. Ventura solo. Sinistro di Ventura solo. Deviato la mazzola. C'era completamente libero Ventura a destra. Però non si c'era uno. Troppo timido. Zaffuto vuole fare l'eroe stasera. Sale anche Domina. Corner corto. Ciulla. Calcio addirittura. Mercurio in calcio d'angolo. Sorprendere Alessandro Ciulla. Ci stava a dire quella, eh? Ciulla ovviamente può fare che è un buon destro. Sale anche Mascellaro. Ciulla bassi invece, Galici ha messo fuori. Tra cui è Geraci che tocca male per l'arrivo di Galici, che si è tornato nella fascia di sua competenza con la destra, con Barone a sinistra. Palla dentro, Ventura contro Mazzola. Folti Ricci, ma qui lo vince il numero 6 del Newcastle, del, pardon, del United. Tre gol per pareggiare, servono al Newcastle 4 per passare. Mamma mia, che aggancio! Con una palla che è arrivata a 40 metri. Poi Ciulla la mette giù, lo cresce Napoli. Ciulla palleggia, poi allarga per nessuno perché ancora una volta non c'è nessuno da quella parte. Lui cerca una sorta di elastico volante. Ce l'ho chiuso mentre mancano 4 minuti alla fine della prima frazione. Ancora 0-0. Ho rischiato qui Domina. È un retropassaggio. Attinasi. C'è Mascellaro, Attinasi cerca Zaffuto che protegge su Cannella. Può girarsi Zaffuto che si appoggia su Mascellaro. Apre il destro. Guarda la porta, calcia con il destro. Colpisce Mazzola. Ancora Mazzola contro Mascellaro che lo va a riprendere con mola Mazzola. Vantaggio. E poi lo scarico su Barone. Che cerca e trova Mazzola. Che fa il trequartista Mazzola. Prova la conclusione. Facile per Carollo. Qui è diventato un mezzo attaccante Mazzola in questa azione. 3 minuti. Domina, avanza, pallone che rimane in canna. Domiano mola su Napoli, calcio in porta! Fuori di pochissimo, un one man army. Domina che non trova la porta in questa azione. Mazzola.
palla in verticale a cercare Geraci che si sta comportando bene da punta ma non scarica bene. E allora Catania quasi domina, la toglie da Ciulla che può provo conquistare campo, pallone dentro imbucato per Mascellaro che guarda la porta, prova a calciare, deviazione ancora, ma lì Zaffuto, ancora Zaffuto, murato, adesso il Newcastle sta salendo di giri, si è cordiato male e trova un'altra occasione sprecata. Rimessa laterale, Mascellaro litiga un po' col pallone ma riesce a controllarlo, poi scarica su Attinasi che calcia di prima, troppo leggero, facile per Mercurio. Cambia la prossima gamba. Ancora due da giocare, Mazzola per Galici, controllo di esterno, poi passi in mezzo a due, salta anche il terzo, palla sul pallone Galici, poi gran palla, apertura per Geraci che prova a spostare il pallone, lo ha chiuso Attinasi che poi corre, litiga anche lui col pallone, Geraci in qualche modo scarica male, c'è Attinasi contro tutta la difesa del Newcastle, gli dà una mano Zaffuto, scarico su Ciulla che calcia ancora male. Su questo scarico ottimo di Zaffuto, ma ha strozzato la conclusione Alessio. Peccato Quini, poteva far meglio. Poteva fare meglio. Sta sprecando molto da fuori aria il Newcastle, eh? Paolo Cannella. Qui si confonde. E da una palla sbagliata che era ancora legata al Newcastle. Catania ci prova. La madonna di Gio. No! Rimessa al fondo, noi siamo agli sgocci questo primo tempo. United per ora, se vogliamo, è riuscito, è bravo per ora a tenere il Newcastle sullo 0-0 perché le occasioni ci sono state, ma anche tanto merito di Carollo. Ciulla, Mascellaro, domina Catania. Scambi corti e rapidi per il Newcastle. Fa un po' il direttore d'orchestra Carollo, Attinasi. Scuderi in entrato per questo fine di primo tempo. Mascellaro può tirare, Mascellaro anche se c'è Napoli, poco spazio di Mascellaro che allora perde qualche metro. Poi trova Attinasi, non è marcato, Attinasi prova il sinistro e colpisce Mazzola. Palla che viene raccolta da Domina. Mascellaro, tutto lì, il Newcastle tutto lì, anche lo United, Ciulla si apre, riceve, finta sul Napoli, deve prima liberarsi il numero 8, alza la testa, in mezzo naviga Scuderi, arriva anche Catania che si avvicina per un dialogo, Ciulla invece prova a cambiare deviazione di Galici che favorisce Scuderi che si gira, può pure tirare, cerca di fare un colpo sotto, prende in pieno Mazzola che poi scivola, chiude la rimessa ma non c'è stato il tocco, allora ultima azione presente in questo primo tempo, ultima del Newcastle con le mani Mascellaro lungo in aria, Barone controlla, può andare in ripartenza, deve affrontare Mascellaro, non lo salta Mascellaro, può calciare, si allarga, frena Mascellaro che non scarica su Catania, Barone recupera il pallone, non è finita, poi ancora Catania contro tutti, che destro di Catania, esterno della rete, siamo al 25esimo controllo d'orologio, questi misteri, schietto in bocca, schietto in bocca, siamo 20 secondi oltre il 25esimo. Barone, Cannella fischia adesso, misteri, finisce il primo tempo, reti bianche 0-0, lo United ha tenuto il Newcastle sullo 0-0 con un miracolo di Carollo, è stato bravo anche Mercurio in molte occasioni, torniamo tra poco.
bella un'occasione, c'è anche le time. È freddo, vi siete sotto i decini. È molto freddo, mi si arriva a intrattenere il pubblico della panchina. Bravo lui, sì. Nico, ma che mangia? No, papà, dobbiamo mangiare pulito. Smettila, mangiamo da te. Mangiamo da me? Ma quello? Mangiamo da me. Che ora? Ma provi il chef è bello. Comunque, secondo tempo che comincia darà lo start. Che cazzo di gol ha fatto? Il primo tempo ha battuto il Newcastle, che tiene però rincollato. Cioè, lo vedete, tiene incollato per il risultato sullo 0-0. Così chiaramente passa lo United. Il Newcastle ha bisogno di un solo tempo agguerrito, perché ne tiene almeno 3 gol per andare ai rigori. Anzi, io non ho bronco polmonite. Attinati, Ale Garofalo. Il Newcastle però molto attento anche difensivamente. Difensivamente ha creduto tanto, ma non è riuscito a sfondare il muro con un Mazzola, ma che cannelli. Oggi manca il prossimo vitale, quindi sono loro due i fissi di questa sera. Domina, palla tesa in verticale, Pisanetto da centrocampo. Ricacciato indietro il palo. Marco, Marco, prendi! Sì. Zitto! Qui c'è stato un errore forse di Caro, non ho capito il successo. No, è niente, non è niente. Sali, sali! Rimessa, rimessa. Tornato in fermo. Signore, signore, la zucala, la zucala! Domina! Deviazione, qual è l'uscita? C'è Raul, si appoggia su Salamone, che cambia da Mazzola, può andare via, cerca il dialogo con Barone, che si è allargato a sinistra, salta, domina secco, Barone, Barone! Altro grande intervento di Carollo, che dice no a Chicco Barone. Ma ha lasciato domina sul posto. Barone teso in aria, tocca, domina, di nuovo calcio d'angolo. Buona Gianni! Dotto! Ancora Barone forte, tesi in mezzo, deviazione! E allora terzo corner consecutivo. Condomina che vuole una maggiore intensità all'immarcatura. Pisani scarica subito su Barone che cerca un altro, un altro in panchina con la sua futura squadra. Salamone la gira deviazione, poi il cap in mischia, allontana Garofalo. Poi Pisani l'ha messa giù, apre su Barone che può centrarsi, liberarsi per il destro, domina e Mascellaro gli coprono lo specchio. Poi Barone esagera con i tocchi ma riesce a scaricare su Mazzola. Lancio con l'esterno, dai, dai, andiamo là fuori. Carone si accontenta. Ovviamente non aveva partito il Guerilla, era l'altro secondo. Non aveva partito il Guerilla, ce la domina allora dopo. Vai Gabri! C'entra, giochi con mio padre. Ma giochi con mio padre. Fallo. Che fa, è impazzito. Mascellaro. Ricomincia da domina che sbaglia completamente. Dai cazzo! Mazzola lancio a cercare Cerro che prova a scappare via a domina, c'è Tinasi che chiude, ma ancora domina, cerca il Trascuderi per lo appoggio per Catania, cannella, fa prima lui, pulisce con le mani, domina, lunga a cercare Catania, intervento Barone, poi Garofalo, cerca ancora Catania, poi Mascellaro mette giù, può tirare, Mascellaro! Gran destro di Marco Mascellaro, fuori di poco, sempre a prendere le misure il Newcastle. Vai Edo, bravo Edo, ancora giro! È importante in queste partite di passare in vantaggio. Mercurio serve va. Il gol che sblocca la partita. L'importante è poi se passi in vantaggio dai una marcia in più alla partita. Poi magari non riesci a rimontarla, però è un segnale importante. Domina. Infatti il Newcastle ci sta provando. Mascellaro. Pressa Pisani, Mascellaro allegisce per Domina che prova addirittura a calciare di azione Catania. Vediamo ma chi è che con me dopo? Lauri. E dov'è? Sta bene. Adesso è mio! Pisani, triangolo
sul lungo con Barone che cerca il tacco per Cerauro. Ha chiuso Domina che poi nello stretto va in mezzo a due, non lo tengono, ancora Domina resiste, poi Mazzola con la palla che si alza, adesso ci si mette anche il vento. Mascellaro cerca una sorta di sombrero, Mazzola riprende posizione e poi Barone protegge, vuole il fallo, scarica su Mazzola, lo presta Scuderi, sbaglia Barone che regala il pallone a Garofalo. Finta di servire Mascellaro, salta Pisani, ancora contro due, vuole strafare Garofalo, poi contro tre arriva anche la chiusa di Cerauro, rimpallo che favorisce Garofalo che la porta avanti, va con il destro addosso a Mazzola, poi Cerauro anticipa Domina per scappare via. Oh dai! Al Naser non gli ha fatto bene. No! No! Attinasi! Basta! No! 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 Juve! Milan! Domina! Non si intende con Scuderi! Questo pallone! Cannella! Per Pisani che scarica! Sta prendendo il bambino Claudio! No, l'ha preso! Barone! Ma già entrava in campo! Cerauro! Cerca un sombrero su Garofalo che scivola, raccoglie Salamone che la fa passare, grande palla dall'altra parte per Barone, Carollo ancora, Carollo col terzo intervento strabiliante della serata, Carollo MVP. Ancora su Barone, ora stasera Carollo si sta travestendo da arma in più del Newcastle, la Spider-Man. C'è calcio d'angolo per lo United, pallone basso, per nessuno, raccoglie Zaffuto che può far uscire il Newcastle, corre Catania, Zaffuto lo vuole servire, palla corta però con Catania che è andato invece alle spalle di Mazzola che fa uscire questo pallone, lo affida alla maestria di Barone che non salta Garofalo che lo aspettava al barco, serve Catania che fa la punta, ancora Catania con il destro, morbido, troppo facile per Mercurio. Tempo quanto? C'è il VAR, ancora non chiamato però, nessun episodio per ora, partiamo tutto tranquillo. Dubbio, abbiamo chiamato due volte invece per l'andata, con due rigori concessi al VAR da Leacqua. Su tre, poi il terzo è stato... Barone, a destra, calcia, palo esterno! Qui, parte serio, palo! Ma non ha battuto, quindi che cambia? Quella è la seconda volta! Ma non ha battuto, scusa! Ma quanto cazzo parla? Con le mani attiniamo. Zaffuto contro così così, aggiusta però subito la situazione Garofalo. Leo Mazzola. Quasi slalom anche su Zaffuto, tocca con la punta per Pisani, palla centrale per Cerauro, scarica su Mazzola, dribbling di Mazzola sul sinistro, prova ancora Caroli in calcio d'angolo, però Mazzola è più bravissimo. Barone a rimorchio per Pisani, tutto sola, poi allarga ancora su Barone che aspetta, dentro per Salamone che controlla, è il problema di liberarsi, serve ancora Barone davanti a sé Garofalo, Barone aspetta, vuole la finta, passa in qualche modo Garofalo però sporca il pallone, Salamone con la testa per Barone, cerca la finta e poi no, scarica bene, è rimessa forte per il mio. Nono minuto del secondo tempo, ancora 0-0. Cannella, Pisani, Mazzola, Barone, ancora Mazzola, Pisani, attacca Garofalo, Pisani retrocede da Mercurio, Mazzola, Pisani, Paolo Cannella, va a cercare Cerauro che si appoggia su Attinasi, poi Salamone, sta facendo un buon lavoro il cap per ora. Ciulla, con il time out domina ma deve aspettare di essere in possesso la sua squadra. Attinasi resiste su Cerauro, lo salta, poi Ciulla,
allarga male, c'è Barone, ma Garofalo la tiene. Fraciulla quasi da mediano. Mascellaro, Ciattinasi fa il centrocampista, sta correndo Ventura. Mascellaro cerca e trova Zaffuto. Ancora Mascellaro. Adesso non c'è nessuno, Mascellaro torna addirittura dietro da Ciulla. Il mio cazzo non prende più. Pisa butta! Mascellaro, è rientrato Napoli. Mascellaro vuole calciare addosso a Mazzola, poi Garofalo, fermato a Napoli ed esce il lo United. Rimessa ancora per Kira Davis. G, torna! Malipetto. Mazzola. Napoli, Barone. Riesce a giocare su Pisani, atterrato a Mascellaro senza fallo, poi Pisani ci prova comunque da terra a giocare questo pallone. Attinasi con personalità esce bene, ancora bravo, preso Napoli, prende il fondo e Attinasi è velocissimo, poi Mazzola. Mazzola mette la spara di sicurezza. Massimamente ci sarò io su quella fascia. Due presenze, sei cartellini giallo. Due presenze e 18 gol. Mascellaro di testa. Vieni Chicco! Abbiamo un possesso. Nicola quando ce lo chiamavamo in prestito in Serie B, due presenze, quattro gol. Mazzola, Pisani di spalletto cerca di girare su Barone, adesso sì che scelta hai fatto per il Newcastle. Io voglio l'indennità sulla salute. Attacco, ma in difesa non è troppo. Si riparte alla rimessa per il Newcastle, l'ultimamente è finito. Quindi parte che fa. Fira al 21. Salvo di pesi di palo. Zaffuto litiga qui col pallone, poi Napoli prende fallo. Ancora Napoli si vede che non è in condizione, però facendo un lavoro intelligente a centrocampo. Galici, palla scomoda, Zaffuto la scippata. È intercettata Zaffuto, che allarga su Ventura, bravo Salamone. Lascio così, lascio così, fidati. Salamone, largo arriva Galici, Salamone lo aspetta, lo serve! E trova il 7 adesso Galici! E porti in vantaggio lo United, l'abbiamo detto, serviva a sbloccare questa partita, sarebbe stato fondamentale. E la sblocca il 10, 1-0. Salamone l'ha aspettato e Galici che ha cercato tante volte la conclusione in quel modo. Stavolta Carollo era volato, sì, ma non può arrivare. Doppietta all'andata, segna anche al ritorno il Gallo. Ogni tanto vi scordate di quanto sia forte sto ragazzo. Chi se lo scorda? Garofalo, servito da Ciulla, apre per Ventura, non molla mica il Newcastle. Salamone si aggancia in due, non c'è fallo. Poi Cannella, Napoli. Avanti! Ora Cannella lungo, cercare Pisani. Domina. Allarga bene, ma ancora preda facile di Salamone questo pallone. Cannella. Garofalo con il controllo, resiste Garofalo, non c'è fallo su Napoli. Garofalo! Mercurio si allunga e ci arriva in calcio d'angolo. Si mette le mani anche Mercurio. Garofalo sposta, vuole calciare a giro sulla schiena di Cannella, poi Galici libera palla corta, Pisani, Attinasi, lotta ancora Pisani, ma il rimpallo fuorisce Gianmarco Domina. Garofalo prova a calciare, Mercurio si è spostato, Cannella e Mercurio ha visto tutti, poi con la testa. Pallone in aria, Garofalo. Per Attinasi che si addormenta, si è svegliato Galici che cerca Pisani.
forse è aiutato con un braccio Garofalo, fa giocare Misseri e che prima c'è stato il tocco con il piede. E allora Ventura punta Salamone, prova il cross in mezzo, arriva Zaffuto, controllo difettoso, ok, esce in out. 10 minuti fa, dice alla fine lo United è allungato. Lauri, dai, prendi l'iPad. Ah no, questo è come di là. No, l'iPad c'ha la sgroide, da sotto lui. Galici prova a passare, cerca il dialogo con Pisani, poi Salamone col sinistro. L'iPad c'ha la sgroide. L'apri lavoro. Ho capito. Eh sì, minchia, non facciamo che se me la butto da un dirò. Ibiza! Ma scritto per Pisani. Io lo chiamo. Sì, no. Napoli, aspetta. Dentro, imbucata perfetta per Pisani, poi Salamone! Domina! Ha salvato Domina con la coscia. Vabbè, c'è una gamba che è grande quanto tutta la porta. Mercurio con personalità che è uscita. Poi Napoli, alza questo pallone per Galici, che indietreggia. Poi Napoli, Salamone, adesso sul velluto. Il Manchester. Napoli, viene a giocare lì. Salamone per Pisani contro due, lo ingloba Attinasi che va in strappo su Galici che è in spaccata, è bravo anche in fase difensiva qui. Galici contro altro di Ciciulla, poi Napoli c'ha tre a Pisani, gioca lo United, Salamone sposta col pallone, poi lo perde Zaffuto, adesso confusione in mezzo al campo, prova a risolvere a Zaffuto che allarga per l'arrivo di Garofalo che può pensare ancora al tiro. Largo Ciciulla, Garofalo si libera e calcia ancora Mercurio sul primo palo e poi Mazzola con Garofalo che ruba il pallone, ma lo porta a casa da Edo Garofalo. Aspetta, quindi è finito il torneo da Newcastle. Ma chi c'è arbitra lo sai, fa? Penso Sale. Ho visto Sale e poi ne viene un altro. Zaffuto, Garofalo suola, poi calcia, palla che si impenna. Mercurio è volato. Ha evitato il corner Mercurio. Quasi un intervento a palla a volo. Stai zitto. Per il blocco di Misseri su Garofalo. Volete entrare? A mia. A me un morice noto, stai zitto. Ciao prof! Bella partita la tua! Mi fa ridere che hai gli scarpini, però cazzo è la comunione. Queste scarpe sono bellissime. Io vedi che le comunioni con le Coppa Mondiali ci andavo. Ciulla, per il controllo di coscia, prova a passare su Salamone, cade a terra, poi domina, punta cannella, prova a farlo sbucare. Ragazzi, attaccati! Attaccati, Galici, ragazzi! La fa uscire per Napoli, che allarga per Pisani che si è aperto. Attacca lo spazio Napoli. Pisani invece va da Galici ma con una palla corta. Zaffuto prova ad andare, Zaffuto è veloce anche su Mazzola, Zaffuto prende il fondo, poi Mercurio se lo vada troppo. No, questa è mia. Tu c'hai la tua. E sei pure interista. Interisti non ne toccano palla. Bella quella finta del Gallo. Galici se ne va, c'è Pisani, ferma tutto, domina, che avanza. Adesso sinistro non trova Ciulla, ma Mazzola ha fatto una partita stratosferica stasera. Galici di tacco, rimpallo, Pisani, ma c'è il cannone che porta giù di Garofalo. Garofalo, corre Garofalo, si fa vedere Ciulla, servito, poi la sponda ancora per Ventura, che si appoggia su Ciulla. Garofalo, controlla e scarica su Domina, che prova a imbucare per Garofalo, dentro, esterno della rete. Ancora una volta disturbo, rimasto cioè decisivo. Esterno. Rinvio di Mercurio, per tentare il collega Garofalo. Lascia l'arco. Galici. Adesso servono 4 gol a Newcastle. Ciulla. Dentro per Scuderi, una gran palla, l'appoggio su Garofalo! Però che bella azione, eh? La partita, la manda alta. No, quanto manca? Faccio indicazione e calcio l'angolo. Pallone in mezzo, ci mette a testa Garofalo! Contatto con Galici. Io sento mia che mi barre. Siamo a Vero al bar? No, no, no.
Leo, se Tommy ha chiamato il VAR. Non ci posso credere, forse Tommy l'ha chiamato. Gianni, l'hai chiamato? Ha chiamato il VAR. Domina. Vuole il calcio di rigore. Allora, grafica VAR e arriva Sgroi. Siamo in collegamento. Attendiamo, arriva Sgroi, che era proprio dal lato del contatto con gli alieni. Vediamo se Misteri vede dal monitor meglio contatto o no. Allora c'è Misteri ancora con Sgroi là al VAR. Ecco perché il time out non ha gestito. Si è fatto una parata. Non si deve fare tirare. Attenzione, decisione di Misteri che si stacca dal monitor. Non è rigore. Non è rigore. Non è rigore e si riprende. Non è rigore, infatti, l'entità del contatto sembrava. Neanche aveva preso due carotole. Mi sento male. Mi sento stanco. Palla lunga. Ciulla. Cerca Scuderi. Ho mangiato un chiodo di lasagna a pranzo. Zaffuto controlla, poi stampa il suo sisso sulla schiena di Mazzoni. Un cane 5. Conclusione qui. Alta sopra la traversa. Nicosso ci prova adesso. Il tempo inizia a scarseggiare, Nick. Ci sei? E ascoltando un piede e mezzo in semifinale. Affronteranno la vincente di Lazio Brescia domani. Si riparte dal 4-2 Lazio. Tra l'altro eliminato senza giocare però lo United della Lazio, un forte fine di Coppa Italia, quindi sarebbe un rematch, ma sarebbe in realtà il primo match di una sfida che si prospetta attesissima tra due settimane. Prima c'è la Real Sociedad, tunnel di Barone a metà però della Catania. Mezzo a due non la perde, poi sì, con Geraci che fa una ruleta, c'è Baroni in mezzo a tre, pianta il piede, Ciulla che fuce il Newcastle. Lo rincorre Geraci, poi Ciulla prova la conclusione, è deviata, c'è Mascellaro che la mette giù, la sposta, c'è Scuderi, Mascellaro... Ha perso troppo tempo, troppo. Ha perso vari tempi di gioco. No, li ho finiti. Va bene. Ciulla in mezzo a due. Ciao Eli. Super Saiyan sei. Goku terzo livello. Goku terzo livello. Mascellaro può calciare, lo fa Mascellaro malissimo. Quel tiro della disperazione. Che dire. Ormai siamo gli sgocci di Nick, quindi lo possiamo. Ma perché? Ma è schifo. Domina. Pensavo era pure bravo. Catania. Largo c'è Mascellaro. Catania va all'imbucata. Mazzo. Mazzola perfetto stasera. Carollo. Adesso fa anche lui da palleggiatore. Avanza Carollo su per il centrocampo. Vuole calciare addosso a Galici. Poi rete. Allora rimessa laterale per il Newcastle, che adesso gioca comunque con grande onore, con grande testa alta, per provare a rincorrere un gol quantomeno. Gol della bandiera. Che non hanno concesso oggi di resa impenetrabile quella dello United. Che succede là? Ci stiamo sciarriando? Che succede là? Catania, interviene Napoli, ma non c'è nessuno in avanti. Adesso tutto dietro. Formazione del cap. Zaffuti, slalom, passa su due. Poi rimpallo con Napoli, non c'è fallo. Galici, dall'altra parte arriva Barone. Galici c'è il tocco. Poi Geraci si intromette e ricomincia dietro. Da Fede Napoli, imbucata dentro per Galici di tacco. Grande assist per Barone che perde atti calciare. Poi mette in mezzo. Catania salvato. Ma Galici ha inventato l'assist. Che Barone però non ha messo dentro. Zaffuto. Servito lui ancora, Zaffuto resiste. Da solo, dai, e l'altra parte per andare Napoli che prova a spaccare il campo. C'è Geraci dall'altra parte, c'è anche Galici servito. Galici la finta, poi dentro il pallone. Dai raga, un cambio, dai. Un cambio raga, dai.
Che bella telecronaca. Mi chiederò molto. Dove? Vabbè, comunque non so che c'è il VAR. Sì, ora ti spiego tutto. Napoli. Manco un minuto. Tu vai. Andi, metti al lato. Sì, 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 prima di noi accanziamo tempo, sì. No, no, hanno time out. Hanno time out. Sì, sì, sì. Non faccio male. Roma Inter. Barone. Ricomincia da Leo Mazzola. Ancora Mazzola. Siamo agli sgoccioli. Mancano ancora 40 secondi, partita terminale al 26esimo. Geraci. Sventagliata perfetta su Barone, che passi in mezzo a due, gran giocata di Barone! Chiude in bellezza Davide Barone, che segna dopo l'andata anche al ritorno. Slalom gigante e ci è già sulla torta di Checco Barone. Questo è un gol bellissimo, Nico. Bellissimo gol, eh? Slalom in mezzo a due e botta sul primo palo. Carello qui gol da parte non può nulla, 2-0. Il Newcastle ha preso gol solamente sul gol fenomenale. Gran concorrente per il gol di Costa, mentre lo United batte il Newcastle 2-0 dopo l'andata che è finita 4-1. Archivia la pratica Newcastle, che esce con gran testalta, con una gran prestazione che non è bastata però contro United, strameritato questa sera. E lo United accede in semifinale, il Newcastle invece esce a testa alta da questo ordine. Vediamo tra poco per Roma Inter.